A Gualdotadino c'è un clima particolare con i giochi delle porte. Si vedono immagini intriganti, ci si imbatte in umori d'altri tempi. Un tuffo nella storia, grosso modo dal 200 al 500, e nelle tradizioni. Un riportare in superficie le radici culturali. Tutto in onore del santo patrono Michele Arcangelo. Tutto che si trasforma in una grande festa di popolo che coinvolge anche chi non è di queste parti. Nelle immagini vediamo il corteo storico, che è un po' il filo conduttore dei diversi momenti della festa. I giochi delle porte tra poco avranno il loro momento più spettacolare con la sfida vera e propria tra i quartieri. Gli abitanti di Porta San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino si affronteranno per la conquista del palio. Vincerà chi farà più punti al tiro con l'arco e con la fionda, chi sarà più veloce in groppa all'asino e chi avrà la bestia più forte nel traino del carretto. Giochi del passato, giochi nei quali si riscopre la comunità. Dopo l'assegnazione del palio, che quest'anno è opera di Gianmarco Montesano, la festa continua, nelle piazze con le danze, nelle taverne con i piatti tipici. Anche la gastronomia fa parte della storia.